Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Tutto bene? Allora, voglio realizzare un messaggio approfondito e non è un caso se questo video vi ha un po' incuriosite. Chissà, una risposta, una sincronicità, la possibilità di comprendere delle cose specchiandosi con ciò che sentiremo. Fatto sta che voglio fare questo video approfondito su che cosa prova quando vi pensa. E può andare bene per i maschietti, per le femminucce, cercate di capire voi da che parte state, perché a volte a me si dà anche al contrario, cioè il video può anche manifestare ciò che voi pensate e che magari non siete riusciti a decodificare totalmente, così vi rendete conto che magari quella persona non è un tormento, magari è un amore, è una sofferenza che va a toccare il vostro cuore prima ancora di infastidire la vostra mente. E come voi ben sapete, un messaggio che ci permette di avere più tempo e di fare qualcosa di più approfondito va utilizzato come una sorta di libro, di romanzo, di film, comunque un qualcosa che può essere visto sì da tutti e l'oggetto sembra lo stesso, però poi alla fine ciascuno di noi reagisce in maniera diversa. Cioè io cerco sempre di trovare degli esempi per sfatare un po' il falso mito, se non ci sono più varianti non troverò la mia risposta. Assolutamente. Voi immaginate una vetrina con un vestito. Quante persone guarderanno quel vestito? A quante andrà veramente bene? E poi quando metteranno quel vestito, no? Una taglia unica. Ma poi la parte più importante la svolgeranno i corpi, le forme, il portamento. E quindi alla fine, fanciulle e fanciulli, voi siete fondamentali, cioè voi non è che siete le persone che ascoltano e semplicemente recepiscono, no, voi siete con l'autore, e poi in realtà l'autore sono solo l'interprete, non sono neanche l'autore del messaggio, perché il messaggio lo creano le carte, io ve lo interpreto, voi lo recepite, lo metabolizzate e lo dotate di ulteriore senso e significato. Cioè qui stiamo facendo lezione di filosofia del linguaggio, molto interessante. Per i curiosi, vi dico solo Gavagai, poi andrete a cercare su internet. Allora, vediamo un po'. Bene, qui c'è ancora la carta che devo eliminare. Io le lascio sempre perché riproducono delle lame del mazzo, però adesso l'abbiamo vista, eliminiamo il carro. Allora, questa persona, stato d'animo, che cosa prova quando vi pensa? È davanti ad una scelta. Non è semplice e non è assolutamente una scelta che verrà compiuta con velocità. Eppure sembrerebbe che questo uomo, questa donna, che a livello di sentimento ha dei timori nei vostri riguardi, qui abbiamo, vedete, questo telo con i calici, abbiamo le mani che stendono, tendono verso di lui il telo, come a dire: guarda, guarda questi calici, questo non è un sette di coppe come tutti gli altri, no? E dai calici non si vede nulla, quindi sembrano anche meno pericolosi. Solitamente nella carta del sette di coppe noi abbiamo i vari risultati, le varie opzioni in base alla scelta, in ogni calice c'è qualcosa e diciamo che non mancano le difficoltà nella carta del sette di coppe. Però in questo caso sembra quasi che voi siate nell'atto di mostrare delle scelte più o meno tutte molto simili, piuttosto tranquille, solo che lui non riesce a capire bene, quindi non riesce a decidersi. Ma la vita è lì a rincuorarlo, perché in fondo queste sono anche le carte degli angeli, con questa manina, no? Sulla schiena, come a dire: dai, non avere paura, vai, come una mamma che spinge piano piano il figlio ad avere il coraggio di approcciare la vita e non temere questo sentimento. Voi siete nascoste dietro il panno, ma non perché volete nascondervi o dissimulare, è come se voi in fondo steste comunicando a distanza e magari tanti lo fanno, e non solo magari comunicano a distanza, ma comunicano anche in maniera indiretta. Faccio un esempio e approfondiamo. Comunicare a distanza vuol dire anche mantenere attiva una chat dove io ti scrivo, tu mi rispondi, cioè sappiamo di cosa stiamo parlando, argomentiamo con cognizione di causa. Però a volte comunicare a distanza è anche semplicemente: io metto una foto, tu la guardi, tu rispondi con una canzone e poi io rispondo con un messaggio e poi in realtà c'è la condivisione di un articolo. Come a dire, tutto quello che ruota intorno alle attività che sto facendo e rendendo pubbliche, visibili, deve giungere a te, perché è come se io ti volessi dare non più pressione per la scelta, ma una possibilità per avere più elementi, scegliere con serenità e in modo mirato.
L'abbiamo nominata prima e il nostro carro del vincitore con questo equilibrio tra mente e corpo vuole imporsi, cioè. Cosa vuol dire? Qui la vita non sta mettendo dinanzi questo uomo qualcosa di brutto, di pericoloso. Poi vediamo magari che cosa giustamente prova e se è infatuato, innamorato, spaventato da voi. Ma la vita dice: guarda, io sono col mio bel carro, stavo passando proprio lungo questa strada, tu sei a piedi, sai, ti ho notato e qui c'è posto, mi piacerebbe tanto fare un pezzettino del tragitto con te. E non ti sto chiedendo nulla, in fondo non è che ti sto chiedendo di pagare il biglietto, è un passaggio gratis. Magari lui non si fida, no? Perché gli hanno insegnato da sempre che non bisogna accettare né le caramelle, né l'amore e nei passaggi dalle sconosciute, dagli sconosciuti. E qui abbiamo una sconosciuta piuttosto intraprendente, che però a suo modo sembra voler dire: guarda, che se io non fossi in grado di guidare questo carro, ecco, nell'oggi non sarei sicura, se non fossi stata in grado, se non fossi in grado anche nell'oggi, certo non ci saremmo incontrati qui. D'altronde sono io con in mano le redini, non dico del destino, forse del mio, però se vuoi salire sul mio destino ci facciamo un pezzettino di strada insieme. Dov'è che volete condurre questa persona? Anche per capire se i suoi timori sono mirati o se semplicemente lo avete spaventato nella misura in cui siete giunte nella vita di questo uomo all'improvviso senza nessun avvertimento. Allora, una bella regina di spade, teme di parlare con voi. Voi siete dirette. Allora, re e regina di spade di per sé non sono carte negative, non parliamo necessariamente di discussioni, non parliamo necessariamente di chiusure, di tagli, sicuramente parliamo di voce, comunicazione, qui abbiamo anche degli animaletti alati, abbiamo anche la piuma di un pavone, state comunicando con l'immagine, quello che mostrate, lui lo ha capito, la vostra comunicazione è proprio netta, mirata, mi verrebbe da dire costante, cioè voi battete sempre sullo stesso pezzo. Ha compreso che voi state cercando di ricevere da lui una risposta che non giunge e non è detto che la risposta che non sta giungendo presso di voi debba essere e sarà necessariamente una risposta brutta, non è quella, si sente un po' sotto pressione, come se all'improvviso la professoressa di mattina, senza aver dato preavviso il giorno prima, interrogasse uno a caso sul programma di tutto l'anno. Vediamo un po' il ripasso generale. È ovvio che la persona nello specifico, il selezionato nello specifico, l'interrogato, ecco, possa rimanere senza parole, ma non tanto per il fatto che non sa o non ha saputo o non ha studiato, ma perché non se lo aspettava. Quindi, comunque, voi con il vostro modo di fare, netto, senza maschere, diretto, tagliente, lucido, chiaro e distinto, ecco, ci avete messo davvero il volto e soprattutto siete in attesa, lui si sente osservato a sua volta, lo avete un pochettino così fatto irrigidire, ma guardate qui, a parte che la carta è bellissima ed è la carta del sole, ma al di là di questo siete molto simili, ci sono delle energie bellissime, c'è un convergere, come dire, oddio, adesso c'è la distanza, c'è la paura, ma io vorrei subito accogliere questo tuo invito, ma non sono ancora sicura di aver capito bene, ma può essere che davvero tu mi stai dicendo questo? Cioè no, io mi sto ingannando, io non voglio essere felice prima del tempo, poi non voglio essere felice perché qui non è una felicità, diciamo, controllata. Se si lascia andare, questa è una gioia incontenibile. E poi se non trovo riscontro dall'altra parte, no, io ancora non ci credo, no? Non mi posso muovere. Però la carta è bella perché innanzitutto sono tutte carte piuttosto solari, pulite. Sì, le nubi, ma qui noi abbiamo questa spada. Se ci sono dei pensieri un po' oscuri, piano piano andiamo a fendere le nubi con la nostra spada, senza offendere, dico solo offendere le nubi. Però poi per il resto c'è molta leggerezza e anche in questa carta c'è leggerezza. C'è leggerezza, c'è volontà di avvicinarsi, c'è volontà più che di parlare, veramente l'abbraccio. In un abbraccio, in silenzio, queste due anime possono comunicarsi mettendosi a nudo molto più che non cercando di comunicare tra di loro. Cioè, nel comunicare diventano troppo cervellotiche, troppo razionali, troppo strategiche, dove la strategia non è manipolazione,
Ma è quasi. Voglio trovare il modo migliore per raggiungerti, ma voglio fare anche bella figura, quindi sto attenta anche alla forma. Solo che poi diventa tutto stile e magari si perde un po' il contenuto, che è molto più semplice. Il fatto che il contenuto sia molto più semplice non vuol dire che sia un contenuto banale, ragazzi, assolutamente. Quindi lui, che nell'oggi potrebbe non muoversi nei vostri confronti, ha questo atteggiamento che spesso noi con il 4 di spade associamo al silenzio dei maestri, massoni che lasciano il loro ruolo, tolgono il grembiule, vanno proprio nella fase di silenzio dove il ruolo nella massoneria svanisce, ma il personaggio, cioè la persona, l'individuo continua a vivere, quindi non è morto del tutto, qualcosa è in silenzio, qualcosa è immobile, qualcosa non manifesta la sua autorità, non sceglie, non agisce, ma in questo caso possiamo dire che semplicemente lui sta attraversando una fase di profondo malessere, misto a gioia, misto a trasformazione, quindi il sarcofago, che non è un sarcofago, vabbè, questa tomba, quello che può essere, vabbè, anche un sarcofago in realtà, ci parla più che altro del rito di iniziazione per cui si muore a quello che si era e si nasce a quello che si sarà, e anche poi in fondo ci parla della trasformazione e della metamorfosi della farfalla. Quindi, prima ancora di vedere i suoi sentimenti, prendiamo un'altra carta. Sono molto curiosa. D'altronde, già qui quando lui vi pensa, vi sta pensando perché la comunicazione è talmente diretta che lo raggiungete ovunque lui si trovi. Qui c'è possibilità di raccogliere benedizioni, frutti, il 10 di pentacoli, anche l'incontro, quindi il venirsi incontro. Abbiamo questo pentacolo tra le mani, un po' come il disco solare, la gioia, la familiarità, l'affiatamento, la protezione dall'alto, raccogliere proprio i frutti di un duro lavoro. Nell'oggi ancora non abbiamo nulla, ma questo qualcosa si manifesterà con un'abbondanza tale da bastare a voi e anche agli altri. Cioè, qui può venire fuori una coppia meravigliosa, una coppia che può davvero portare gioia nelle vite delle persone che li circondano. Ora, quindi, questo stupore, misto a paura, misto all'incertezza, con quest'ansia di dover scegliere. Però quali sentimenti veicola? Cioè, al di là di questa condizione che poi va a monopolizzare la sua mente proprio perché deve compiere una scelta, lui vorrebbe solo trovarvi, abbracciarvi e vabbè, tutto è fatto senza che io faccia nulla, fai tu. E da qui voi effettivamente state assecondando in modo positivo gli eventi perché voi giungete con il carro, come a dire, guarda, la parte più difficile la faccio io, ma quantomeno accetta il passaggio. Fanciulle, malinconia, qui abbiamo una donna, ma non è tanto il fatto che parli di voi o di lui, ma è una malinconia dovuta al fatto che mi sto un po' nascondendo, mi tengo a distanza, però vorrei, non è un vero e proprio muro, metto una sorta di limite tra me e te, come se io mi stessi obbligando a non guardare quello che tu mi stai inviando, quindi potrebbe essersi un pochettino così confusa la situazione, il contesto, perché voi avete un attimo rallentato, fatto dietro fronte. Mi sta sorgendo il dubbio, oddio, ho esagerato, l'ho spaventato, mi fugge. Fanciulle, non è tanto il fatto di averlo spaventato, è un pochettino rinunciatario, come se volesse evitare, non si vuole lasciare andare perché ve l'ho detto, questa non è solo gioia, questo è un affetto incontenibile che se lasciato libero poi lo travolge. Vedete la forza, il coraggio, anche il coraggio e la forza di mettersi a nudo a sua volta, però vi osserva, da lontano vi osserva, mettendo fra voi, tra i suoi occhi e i vostri, un piccolo ostacolo, che ripeto, è un ostacolo che si può benissimo oltrepassare, che poi tra l'altro, poeticamente parlando, al di là di quella siepe, può esserci l'infinito. L'infinito è qualcosa di non contenuto, difficile da gestire, ha paura di perdersi, di disperdersi, e potrebbe aver creato questo limite solo per avere il tempo per capire meglio quello che gli sta accadendo. Quindi questa persona che vi pensa e cerca di guardarvi meno di quanto stia pensandovi, quindi magari osserva meno, che ne so, WhatsApp, Facebook, Instagram, però con il pensiero è focalizzata su di voi. Ma sì, perché non vi comprende totalmente, ci sono dei dubbi, ma sono i dubbi non tanto che spaventano, ma che affascinano. Cioè, voi avete un modo particolare di mostrarvi e mettervi a nudo, avete sicuramente risvegliato innanzitutto l'aspetto anche di sessualità e di sensualità.
A volte la certezza di vincere è facile, non perché voi siate una preda, visto che poi qui voi mi comparite come una sorta di diana, tutto al più siete il cacciatore, però non volete fargli del male, cioè voi siete un cacciatore che non vuole ucciderlo, non se ne vuole nutrire, state semplicemente mirando l'obiettivo che volete avvicinare, che volete raggiungere. Però avete un aspetto piuttosto, no, concreto, forte, cioè se incontri un leone, ti possono anche dire guarda, un leone addomesticato non ti fa nulla, ma immagino che non tutti accetterebbero di andare lì a carezzarlo. Io magari lo farei, però con una grandissima fifa. E in questo caso quindi lui vi osserva, non capisce, si sente un po' braccato, però è quell'essere braccato che poi piace perché nella contesa della sensualità, la lotta, la preda, il cacciatore, no? E comunque sono dei ruoli interessanti. Poi però vorrebbe esporsi, però si vuole esporre quasi con la certezza, dice no, vabbè, ma non può essere così semplice. Cioè è confuso, vi pensa, è attratto, è confuso, però con la mente è rivolto verso di voi, vi osserva, vorrebbe mettersi nella posizione di poter fare un dietro front, quindi non proprio sull'altro lato della siepe, ma sulla siepe sì. Abbiamo perso la nostra siepe, eccola qui. Anche io cerco di farti giungere qualche segno, qualche messaggio e osservo la tua reazione. Vi state studiando tutte e due sul limitar di una soglia che può divenire l'apertura sia dell'uno verso l'altra che viceversa, e magari l'incontro deve avvenire proprio in quella zona di confine, in quella linea di mezzo che non appartiene a nessuno e che fa sì che tutte e due si faccia un passo per convergere. Eh sì, ragazze, cioè 10 di denari, 10 di coppe, si converge, ci diamo le mani, raccogliamo i frutti. Sono delle carte bellissime. Per quanto lui poi alla fine possa decidere di fare un'azione senza manifestare al 100% i suoi pensieri, che sono tutti racchiusi qui in questo enorme cappello, non vi mostra nulla, no? Con questo abito, voi molto più esposte, lui meno esposto, una tartarughina, molto lento, però anche un personaggio saggio. Ragazzi, è molto interessante questa stesura. Ora io vorrei capire però che cosa può accadere tra di voi, perché qui siamo mani nelle mani, ci siamo trovati, ci stiamo guardando. Un attimo prima dell'abbraccio della carta del sole di prima, tutte le benedizioni dal cielo, non mi sembra vero, ma tu vieni da un'altra epoca, no? Ci siamo incontrati, non può essere un caso. E vediamo che cosa accadrà. Verso cosa vuole condurvi questa nostra lettura stesura che parla di un rapporto molto bello. Allora, stiamo dando le spalle a questa malinconia che per molto tempo ci ha confinato in una posizione di chiusura per protezione. È una persona che non manifesta facilmente i suoi sentimenti, non vuol dire che non li provi. Probabilmente ha vissuto, se non delle chiusure reali, ma ha avuto un rapporto con il sentimento sempre un po' di, non dico di abbandono, però può darsi che situazioni importanti della sua vita siano terminate e finite anche in maniera del tutto naturale, cioè questa è una di quelle persone che potrebbe vivere visceralmente l'affetto, ma anche l'affetto tra parenti, quindi magari non so, ho vissuto male un lutto, oppure vivo male come fosse un lutto qualsiasi forma di chiusura circa le attività, gli interessi che mi prendono e che io amo. Non c'è differenza per me tra una persona e un interesse se è qualcosa che io amo, è vivo e vegeto come un individuo. Per molto tempo ho voluto non guardarmi intorno, non vedere, non osservare, tu però sei giunta all'improvviso, mi hai costretto a rimettermi in cammino, anche con tutto il peso delle mie malinconie, dei miei anni, delle mie tristezze. Mi hai donato la profondità di un orizzonte, la volontà di crederci, è difficile, devo superare gli ostacoli, il percorso che ci separa e non ci sono vere e proprie strade, me le devo inventare per giungere a te. Eppure mi sembra finalmente, dopo tanto vagare nel buio della mia interiorità, di aver visto terra e gridare come Colombo terra, finalmente terra. Quindi anche io devo trovare il coraggio di comunicare. Questa chiarezza prima che con te la devo trovare in me. Questo trono è bellissimo perché dietro le spalle di questo re ci sono le famose farfalle e recuperiamo la carta questa. Il concetto della metamorfosi, ci stiamo osservando a distanza, ci stiamo studiando, l'incontro dovrebbe avvenire in base alle carte di prima e allora la domanda è: anche se le tempistiche sembrano piuttosto lunghe, quali saranno le conseguenze di questo incontro? Che cosa accadrà? Vediamo un po'. Allora, karma, sensualità, sessualità, cosa si muove?
Allora, lui che vuole trattenersi, lui che non agirà subito, lui che si aspetta un movimento da voi. Però una cosa è certa, il movimento che farà lui sarà una comunicazione un pochettino più mirata e più costante. E, si metterà un pochettino di più a nudo, vi mostrerà qualcosa in più, butterà l'amo per cercare di capire se abboccate. Ripeto, qui non vi state manipolando, ma state cercando di agganciarvi in qualche modo, sebbene poi ci sia già un collegamento karmico che viene da lontano. Voi siete un pochettino più serene e più consapevoli della situazione, lui invece un pochettino meno. Però fiuta qualcosa. Ora, qual è la differenza nei vostri comportamenti? Voi non state lanciando l'amo per agganciarlo, ma state dando informazioni su di voi, vi state raccontando, senza che lui vi stia facendo le domande, state fornendo risposte utili a creare un quadro che vi descriva. Lui invece fa in maniera diversa, lui manda degli input per capire se voi li ricevete al di là del significato del messaggio veicolato e se state rispondendo, sta cercando di capire se effettivamente quello che voi gli indirizzate è davvero indirizzato a lui, perché non vuole sbagliarsi. Non sa nulla di voi e delle vostre relazioni, siete comunque una persona molto forte e anche incutete un pochettino di timore, mi siete uscite nuovamente a Regina di Spade. Allora lui sta cercando anche di capire se effettivamente voi siete libere, cioè lui sta cercando di comprendere anche la serietà del vostro modo di fare. Vuole capire che tipo di donna siete, non vuol dire che vi stia condannando nel caso si trattasse di una passione e quindi voi state provando una passione, non un sentimento, potrebbe benissimo prenderla in considerazione, ma vuole sapere a che gioco si sta giocando e c'è sempre il timore che possa poi sopraggiungere la consapevolezza di un blocco, io mi espongo e poi alla fine non si può fare nulla. Ragazze, qui si imporrà un cambiamento improvviso, quindi un incontro casuale o succederà qualcosa per cui i movimenti che non fa lui li farà il contesto. Ma neanche voi più di tanto, quindi o c'è un distacco, o passa troppo tempo e vi stancate e date un taglio voi, fatto sta che all'improvviso quello che non vuole vedere, perché tanto è già evidente dinanzi ai suoi occhi, sarà evidente. Quindi che cosa farà questo appeso? Proprio quando non avrà più nulla da ricevere, non riceverà più nulla perché probabilmente voi per stanchezza e anche un po' delusione vi chiuderete, quando sentirà la mancanza, la miseria, la povertà, il freddo, la distanza, vediamo cosa farà. Proverà a mettersi in gioco? Beh, ragazze, è lenta la questione perché comunque anche nel momento in cui voi doveste chiudere, sebbene le carte di prima fanno vedere che c'è un grande desiderio di raggiungervi l'un con l'altro, lui un piccolo passo prova anche a farlo, ma continua con i test. Cioè, io devo capire una cosa, ma dovete agire voi, dovete fare qualcosa voi, perché se lasciamo che sia lui, ora come ora, per come stanno le cose, a venire verso di voi in modo concreto. Secondo me non accade nulla, perché alla fine passa tempo e vi stancate voi. Cioè, sembrerebbe quasi che lui è il terreno, ma il contadino siete voi. Se non andate a lavorare il terreno e seminare, non raccogliete nulla. Cosa potete fare? Sicuramente indicare la strada e vi seguirà. No, voi siate proprio tranquille, serene, rilassate, leggere, scrollatevi di dosso tutti i dubbi, mostratevi, mettetevi a nudo e sbloccate la situazione con un gesto, un invito. Cioè, qui vedete c'è l'auto ferma e se volessimo recuperare l'immagine del carro di prima, a parte qui abbiamo un carro attrezzi, ma non è quello il punto. Comunque è un mezzo di trasporto che possiamo utilizzare in due, sono io che guido in questa carta del mondo, non è semplice, sono io che pago e sblocco la situazione. Quindi sono io che faccio qualcosa di concreto per mettere in moto questa storia. E d'altronde abbiamo un invito, stiamo scherzando, stiamo ridendo di queste foto, di questi accadimenti, avvenimenti, ci vediamo per bere una cosa. Quindi o accadrà che vi vedrete per un qualche motivo per bere una cosa, o semplicemente sarete voi a creare un motivo per bere una cosa. Perché poi alla fine i sentimenti ci sono, ma questa persona è sicuramente super bloccata e non avendo nessuna certezza e non trovando, anzi, più passa il tempo, più si sta confondendo, perché alla fine, no, sovrappone cose che in linea temporale sono accadute con una certa linearità, ma le rende compresenti, quindi fa un gran casino. Questa persona è lasciata libera, rimarrà a distanza, la percepirete, ma non la vedrete più di tanto.
Anzi, alla lunga potrebbe diventare anche pesantuccia, cioè questi cappelli enormi sulla sua testa, pieni di fantasie, ma fantasie intese anche come fantasmi e confusione. Eppure c'è l'attrazione fisica, c'è la volontà di provare, di concretizzare, anche la capacità, nonché un contesto utile per poterlo fare. A volte il contesto è ostile, dice no, con tutte le buone intenzioni, karmicamente non si canta messa. No, no, qui si canta altro che. Fanciulle, fatemi sapere. Un bacione e a questa sera.